Nel 1815 a Las Vegas, vicino a Las Vegas, c'era la signora Tampax, sorella maggiore del colonnello O.B. Dal connubio incestuoso di queste due persone malfamate e malsfamate nacque un piccolo vampiro, Nosfigatus. Ello si aggirava in tutti i locali della zona, preferiva gli ospedali di pronto soccorso perché il sangue era ruspante e si prendeva di fresco, si spacciava per infermiere in loco e dopo aver dato 3-4 capate al paziente si buttava addosso con una corsa frenetica e succhiava dai 3 ai 4 litri a sera. Lo chiamavano Nosfigatus il vampirla. Ma una sera incappò in un costo di blocco della Frigos. Dopo averlo perquisito dalle 12 alle 16 volte, lo dichiararono innocente primo e si buttò nella rupe. E qui finisce il primo capitolo. 4 giorni dopo, dopo lo stacco musicale del maestro per cuoco, esso della ditta Esso, petrolieri affini, fondando il blocco del Golfo Persico dopo la crisi del settembre 1984, coadiuvato dalle forze pakistane e afghanistane, si buttò a capate nella rotta del Pacifico e risorse senza nessun salto, ma fu preferito perché era lui, Nosfigatus. Si intromise pertramente nella crisi afro-tusco tra Camana Cubana e gli fece far pace, ma non si misero d'accordo e fu la guerra, per dire, una guerra in merda. Morti 1, setacciati 5, deportati 6, Bolzano meno 4. Neve in Alta Italia e nebbia in Val Padana, e quella c'è sembrò.